Sampdoria e Genoa, accomunate da un inizio di campionato tutt'altro che esaltante, si sono trovate faccia a faccia a Marassi, entrambe con la necessità di rimettersi in corsa. La cosa è riuscita al Genoa, che ha vinto in modo netto per 2-0. Così a meditare sulla nuova definizione del derby della lanterna, ribattezzato derby della paura, è rimasta soltanto la Sampdoria. Damiani è stato il protagonista della giornata con i due gol messi a segno, il primo al 34esimo raccogliendo il centro di Miano entrato al posto dell'infortunato Rizzo. Nella ripresa la Sampdoria ha tentato la rimonta, si è prodotto in una lunga serie di attacchi che però non hanno creato grandi pericoli per la forza difesa da Girardi. Si è notata la diversa impostazione delle due squadre, decisa, efficace, essenziale la manovra del Genoa, lenta e mai in profondità quella dei doriani. I rossoblù quindi hanno superato senza danni la pressione avversaria e sono arrivati al raddoppio con un bellissimo gol di Damiani che sul lancio dei Criscimani ha saltato tre avversari e il portiere 2-0.